Li aspetto tutti sul mio web magazine www.ambienteingegnere.it per i commenti. Sono Luca Palmiero, ho 44 anni, sono di Aversa, sono sposato e ho due bimbi. Sono un ingegnere civile e opero nel settore dell'ambiente e della progettazione. Qualche anno fa, spinto anche dalla crisi che ha attraversato diversi settori in Italia nei quali operavo, opero, ho guardato anche al mercato del Regno Unito, dove oggi opero anche interessandomi di una società che fa tecnologie smart. In effetti rendiamo smart qualsiasi oggetto, da quello di utilizzo quotidiano in casa, sino a interi processi produttivi, ovviamente conseguendo un aumento della qualità dei prodotti, un aumento del comfort e un abbattimento in termini di costi di energia, ma anche in termini di CO2, di emissioni. Collaboro, sono un attivista col Movimento 5 Stelle di Napoli, li conosco, faccio le prime riunioni e collaboro alla raccolta firme per l'acqua pubblica, alla raccolta firme delle regionali, ma solo dal 2013 mi interfaccio con diversi meetup della provincia di Caserta, dove cerco di condividere le mie competenze. Cito per esempio il comune di Recale, nel quale con alcuni attivisti abbiamo analizzato il problema dell'allagamento di alcune porzioni del territorio in seguito ad eventi piovosi particolarmente intensi, e ci siamo interfacciati con l'ufficio tecnico, il sindaco ed alcuni uffici regionali anche attraverso qualche nostro cittadino portavoce in regione, e ad oggi siamo in attesa appunto degli esiti. Quali sono i motivi che mi spingono a dare la mia disponibilità a poter rappresentare il territorio in Europa? Sostanzialmente la voglia di voler avvicinare il popolo italiano, ma anche gli altri popoli europei tra di loro ed all'Unione. Anche operando in Nord Europa noto che ciò non è avvertito. Per chi come me proviene dal sud dell'Italia, rappresentare in Europa, quando si fa una norma che ha effetto su un territorio come il nostro, che ha delle singolarità come ce ne sono tanti altri in Europa, quella di poter salvaguardare queste peculiarità, e non mi riferisco solo a quelle enogastronomiche, ma anche territoriali, ambientali, culturali e tante altre eccellenze del nostro territorio. Quindi non avere una norma che ci uniformi, ma un'unica norma che tuteli anche le nostre diversità. In ultimo c'è la mia esperienza umana, personale, che ho avuto l'opportunità di fare qualche anno fa in Africa, dove da volontario ho dato una mano alla costruzione di una scuola. Durante questa esperienza mi sono reso conto della povertà, ma anche delle motivazioni che ci sono dietro questa povertà, e talvolta sono lo sfruttamento di alcune multinazionali, magari europee, e quindi sono le leve sulle quali poi scatta una domanda di mobilità legittima da parte di molti popoli africani. Credo che l'Europa non possa ignorare questo, credo che non si possano più considerare le coste di Lampedusa come coste di un paese mediterraneo o coste solo dell'Italia, ma sono coste europee, e l'Europa dal primo momento deve prendere in carico anche la gestione, anche gli attracchi e l'accoglienza totale e la integrazione totale di chi domanda questa mobilità. Credo molto nell'Europa. I popoli europei purtroppo non avvertono l'Europa come un'unione appunto di popoli dove si possono avere le stesse opportunità di business, ma purtroppo solo come un'unione monetaria, economica e finanziaria. Questi sono i motivi che mi spingono a dare la mia disponibilità, sostanzialmente non sentire più l'Unione Europea come un'unione e basta, un'unione finanziaria, ma sentire l'Europa come un'unione di popoli.